ci ho tenuto a partire soprattutto dallo splendido sud, quindi Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, perché è una terra che più di altri ha sofferto negli ultimi anni e più di altri merita, e quindi il taglio delle tasse, le nuove infrastrutture e una riforma della giustizia sacrosante attesa da 30 anni fa bene soprattutto alle imprese, alle famiglie e ai cittadini del sud. E devo dire che il calore non solo meteorologico ma umano e politico che sto trovando in questi giorni è incredibile. Da lunedì saremo in tutti i comuni d'Italia, perché ovviamente firmare sotto 40 gradi non per tutti è semplice, quindi da domani saremo in tutti i comuni della provincia di Brindisi, della terra di Puglia e di tutta Italia, perché questi milioni di firme ci serviranno per un paese più giusto. In Puglia poi ovviamente, dove c'è il monarca Emiliano, vogliamo dare una speranza di futuro e di cambiamento ai cittadini che l'aspettano da tanto. La sensazione è che sia un Salvini, io l'ho seguita l'anno scorso, so bene, l'ho vista, era un po' più cazzuta, diciamoci la verità. Ragazzi, il Covid per me sicuramente cambia prospettive, cambia priorità. Dover rispondere a Letta, alle sue provocazioni quotidiane, agli attacchi, lo Ius Soli, DDL Zan e l'Ungheria, e perché i giocatori della nazionale non si inginocchiano. Io voglio tagliare tasse, tagliare tasse, tagliare tasse. La priorità sono meno tasse e più lavoro. Questo a Brindisi e in tutta Italia, quindi non ho tempo da perdere con Letta e ha ragione Conte, ha ragione Grillo, e cosa succede ai 5 Stelle, chi se ne frega. Le mie priorità sono tasse, salute e lavoro. La giustizia, noi siamo con Draghi e con il ministro Cartabia, al governo ci stanno anche PD e 5 Stelle, quindi se PD e 5 Stelle bloccheranno le riforme sulla giustizia, la gente che c'è oggi in piazza Brindisi è garanzia che le riforme si faranno lo stesso.